Gentili signori e gentili signore, gentili signori e gentile signore, più giusto. Signore e signori, molto gentile. Mi hanno chiesto di parlarvi di un argomento del quale io sia un particolare esperto. Ora, un argomento del quale io sia un particolare espertio. Questo argomento. Questo argomento è la mia personale indecisione. Io sono purtroppo un particolare esperto di indecisione, non tanto perché io abbia studiato psicologia, più che altro è la psicologia che ha studiato me. io sono notoriamente un indeciso. Io fin da piccolo, incredibile come viene sete a fare le conferenze. Io vedevo sempre i conferenzieri che bevevano e mi chiedevo perché non bevono a casa. Adesso capisco perché ci si secca anche la... Ah, c'è una bottiglia. Grazie, meno male. Previdenti. Non c'è il bicchiere però. E allora... No, niente, ovviamente. Ma niente, allora... Verrò io dopo a casa. Non l'appoggio. Benissimo. La tengo ferma. Posso appoggiare? No, niente. La tengo in mano. No, non mi fa più, non mi dà problemi. Abbastanza buffo, ma. Dunque, io posso appoggiare. No, non sta. Ma se sta ferma qui. No, non sta ferma. Benissimo. Io fin da piccolo ho provato l'indecisione. Io mi ricordo di un parente che non veniva mai. Infatti non mi ricordo perché me ne ricordo perché non veniva mai. No, scusate, mi sono confuso, adesso dico. È venuto una volta, non so se avete presente di quei parenti che non vengono mai meno una volta, che sarebbe stato tanto meglio che non fossero venuti. E questo parente, per sentirsi a mio agio, sì, ha ragione, per sentirmi a suo agio, no, noi ci volevamo sentire, no, io non volevo niente, io avevo 3 anni. Lui mi prende da parte con quella voce stridula che non dimenticherò, mi dice: "Bel bambino!" Chissà perché ai bambini si pensa di dover parlare con queste voci idiote. Bel bambino! Vuoi più bene alla mamma o al papà? Ecco, io credo che quella sia stata la mia prima indecisione storica. Io da quel giorno praticamente non mi sono più ripreso, perché cominciai a farfugliare. Io prima non parlavo nemmeno, sono passato dal vagito al farfuglio senza nulla in mezzo, e io, prendendo sul serio la domanda, risposi: "Beh, io se devo scegliere voglio più bene alla mamma, sto sempre con la mamma tutto il giorno in casa, lei lavora in casa, io le sto sempre fra i piedi, lei è molto nervosa per questo e mi picchia tutto il giorno, quindi se posso rifare, voglio più bene al papà, perché il papà arriva sempre a casa la sera dal lavoro stanco, morto anche lui, molto nervoso, e mi picchia anche lui, ma molto meno come tempo, molto di più come forza, perché mio padre è un energumeno, però al sabato, non so se vale, vado dai nonni che mi picchiano tutti e due insieme." Perché è una domanda cretina. Ecco, noi indecisi siamo spesso posti di fronte a interrogativi imbecilli. Anche recentemente io da adulto ho avuto un sacco di problemi, soprattutto la salute mi mette sempre in una indecisione, in un'ansia spaventosa. Davvero lei crede non potrei no. Io ho avuto problemi di gola recentemente, sono stato da un medico, non il mio solito medico, perché per 30 anni ho avuto il mio medico di famiglia, il quale era uno molto nervoso. Non so se avete presente di quei dottori che quando vai da loro si infuriano. Ecco, io andavo da lui e dicevo: "Dottore, sto malissimo", e lui si infuriava come fosse colpa mia, tanto che delle volte, per non deluderlo, andavo da lui e dicevo: "Dottore, io oggi sto benissimo", e lui si infuriava ancora di più. Allora, non sapendo più come prenderlo, sono andato da un altro medico, e lui mi visita poco e poi mi dice: "Bene, bene, bene, faremo un check-up."
E io, non sapendo bene, al momento rispondo: yes. E lui mi fa fare un sacco di analisi, esami di tutti i tipi, ma questo check up, niente. E poi dopo un paio di settimane mi fa tornare e dice: sì, ho studiato le analisi e ho capito cosa dobbiamo fare per la sua gola, ho capito, dobbiamo toglierci le tonsille, eh? E io, allo stupito, dico: come, anche lei, dottore? E lui dice: no, cosa c'entra? Solo lei, perché i dottori hanno questa mania paternalistica, dicono sempre facciamo, poi sei sempre solo tu a fare. E allora io in quel momento dico: scusi dottore, ma devo farla per forza? Dice: no, per carità, è un'operazione volontaria, non obbligatoria, lei poi è persona adulta, decida lei. Ecco. Siccome io sono indeciso quando devo decidere, non in altri momenti, sono passato un periodo terribile, perché mi è venuto in mente improvvisamente l'altro medico, quello che si infuriava. L'unica cosa che lo metteva di buon umore, devo dire, erano proprio le mie tonsille. Guarda, perché io ho le tonsille gonfie 12 mesi l'anno, mi fanno un male tremendo, sono talmente gonfie, a volte escono, guardano che tempo fa, e rientrano. Io andavo da lui e dicevo: dottore, sto malissimo. Lui diceva: apra la bocca, che belle patate, e rideva. Così io dicevo: ma dottore, mi fanno male. Bene, vuol dire che lavorano. Se sono lì servono a qualcosa, sono un presidio, no? Ecco, i medici non hanno mai preso una decisione loro su questo argomento delle tonsille. Io credo che la vera divisione fra i medici, le specializzazioni ginecologia, chirurgia, quelle sono sciocchezze. La vera discriminante fra i medici sono le tonsille, da sempre. I dottori si dividono in quelli che le odiano e quelli che le adorano. Quelli che le odiano non le possono vedere le tonsille, le considerano un errore di Dio, le toglierebbero in qualunque momento, a volte dice facciamo l'appendicite, già che apriamo togliamo anche le tonsille. Quelli che invece le adorano, non si parla di sfiorarle, se qualcuno in precedenza te le ha fatte togliere, te le fanno rimettere. E quindi voi capite, di fronte a questa alternativa, toglierle, tenerle, dopo quasi un mese di angoscia, alla fine ne ho tolta una. E così quella che c'è mi fa male per due, e quella che non c'è si sente tanto la sua mancanza. Ho cercato, scusi, mi faccia fare una prova. Scivola effettivamente. Ora, io anche ho cercato, ovviamente, di risolvere il mio problema da un punto di vista più serio e profondo, perché la mia indecisione mi ha dato grandi problemi nell'età adulta, e ho avuto grossi guai e problemi di ogni genere. Questo peraltro non mi era mai capitato. Si è proprio incastrato. Niente, no, nulla di grave. Per cui sono stato lo dico con un certo imbarazzo, ma sono stato da molti psicologi, tutti questi psica, che poi non ho mai capito la differenza, sono tutti psichicamente disturbati loro, tendenzialmente. Ecco, io sono andato prima da uno psicanalista freudiano, lui era un freudiano di ferro, così lui diceva di se stesso. Devo dire che ho avuto sfortuna, perché lui deve avermi confuso con un altro cliente la prima volta, siamo caduto in un malinteso, neanche mi conosceva, sicuramente mi ha confuso per un altro cliente, perché appena entro comincia a insultare mia madre, non l'aveva neanche mai conosciuta, e comincia a dire tutta colpa di sua madre, e ha insistito su questo argomento per settimane, tanto che alla fine io ho pensato che forse è vero questo complesso di Edipo, come diceva lui, che peraltro non era nemmeno mio, e per cui io mi trovavo così spiazzato, tanto che mia madre, che si interrogava perché io tutti i mercoledì perdessi le partite di coppa per andare da lui, mi dice: ma che cosa ti dice sto medico? E io ho detto: mi dice che ho il complesso di Edipo. E mia mamma, che è una donna semplice, ricordo, disse: ma che complesso di Edipo, l'importante è che vuoi bene alla tua mamma. E così un po' banalizzò la cura, tanto che io poi sono stato da altri psicologi e tutti sono tornati sullo stesso tasto, mia madre, tanto che mi hanno convinto. Effettivamente mia madre è stata un po' paralizzante per me, perché mi ha educato in un modo, non posso dire violento, ma una violenza sottile. Ecco, io fin da quando ero bambino, per intuito, capivo che le madri degli altri bambini erano meglio della mia, perché erano quelle belle madri cattive, grosse, violente, coi braccioni muscolose,
quelle che dicevano ai miei amici, dicevano: o mangi la minestra o ti ammazzo. Ecco, io li invidiavo perché questi amici avevano un messaggio chiaro, cioè un bambino sa come regolarsi, o mangia la minestra o muore, non ha alternative. Invece io avevo mia madre con quella sua vocina flebile, un fuscello. Mia mamma sempre mi diceva: o mangi la minestra o mi ammazzo. Ecco, voi vedete, è una sfumatura, ma per la paura che la mamma morisse io mandavo giù i dadi interi. La Liebig mi ha dato un premio per il consumo mensile un anno, fino a che poi ho deciso di andare dallo psicanalista. No, anzi, dallo psichiatra, ecco, io li confondo sempre, lo psichiatra è quello, sì, è il farmacista travestito da medico, ecco, io ho deciso di andare da lui perché volevo tentare sforzarmi fino in fondo, non in questo senso, ma di correggere questo problema, e sapevo che lui non avrebbe fatto grandi chiacchiere, avrebbe semplicemente prescritto delle medicine. Infatti lui puntualmente neanche mi domanda niente della mia vita, nulla, nemmeno il nome, credo il codice fiscale, mi sembra di sì, e poi mi dice: lei ha l'ansia? Io dico sì, allora prenda queste, e mi dà delle pillole verdi. Lei ha l'angoscia? Dico sì, allora prenda queste, e mi dà delle pillole blu. Lei ha la malinconia? Dico, a volte sì, allora prenda queste, e mi dà delle pillole bianche. Dice: lei soffre di senso di panico? Sì, allora prenda queste, e mi dà delle pillole rosse. Io davanti a lui con queste pillole, un po' imbarazzato, non sapendo, dico: dottore, ma io come faccio a riconoscerle? E lui, infuriato, dice: dal colore! Però io non intendevo come faccio a riconoscere le pillole. Io intendevo come faccio a riconoscere l'ansia dall'angoscia, dalla malinconia. A me sembrano tutte uguali, io sto male alla stessa maniera. Perché, ecco, a volte gli sforzi in una sola direzione sono utili. Io a questo punto prendo una decisione. Data la rassura, bevo a canna. È bollente.